Circa un centinaio di persone, sfidando la pioggia e il freddo, hanno preso parte davanti alla prefettura di Palermo alla protesta regionale dei laboratori d'analisi. Chiedono garanzie sui livelli occupazionali. A rischiare sono i circa 7.000 dipendenti dei laboratori, dopo l'entrata in vigore del nuovo tariffario Balduzzi che taglia del 40% la remunerazione delle prestazioni delle strutture convenzionate e dopo la sentenza del giudice amministrativo che chiede un rimborso da parte delle strutture di 140 milioni. Questo è il nostro modo per rimettere al centro la vertenza laboratori di analisi che coinvolge oltre 7.000 lavoratori fra l'indotto e gli occupati nel settore e che diciamo, in questi mesi ha subito una violenta crisi che ha portato a numerosi licenziamenti e a riduzioni di orario. Chiediamo alla Regione di prendere coscienza di quello che sta accadendo all'interno dei laboratori e chiediamo che si possano dare delle certezze, un futuro lavorativo a questi oltre 5.000 che lavorano all'interno dei laboratori, più oltre 2.000 persone che lavorano nell'indotto attorno a questo settore.